Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti voi, carissimi amici. Ecco, allora vogliamo cominciare questa settimana con tutto l'amore proprio che il Padre ci dona. Ecco, vogliamo che ci riempia e vogliamo anche condividerlo, questo amore. Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Già sabato il tema del Vangelo era quello del riposo, dell'osservanza del riposo nel giorno di sabato che i discepoli avevano infranto cogliendo delle spighe nel campo e poi mangiando questo grano. Ecco, Gesù aveva dato la sua risposta dicendo ai farisei che il figlio dell'uomo è signore del sabato e oggi il tema continua proprio sempre sul sabato, questa volta lo troviamo in sinagoga e ascoltiamo allora dalla voce di Raffaele il brano di oggi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e mettiti quel mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: domando a voi, in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: tendi la tua mano. Egli lo fece, e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé, dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Grazie, grazie Raffaele. Ecco, di questa bella lettura. Ecco che cosa posso dire. Il giorno di sabato è un tempo speciale in cui siamo chiamati a mettere al centro Dio. Ma tante volte possiamo sentire che questo è un tempo, tra virgolette, perso. Tante volte ragioniamo così. Devo ricavarmi il tempo sottraendolo a cose importanti per darlo a Dio. Cioè, rischio di sprecare il tempo. Così tante volte ragiono, no? E invece che cosa mi ritrovo? Che quando io metto al centro Dio, trovo che Lui nel suo cuore mette al centro me. Il tempo che dono a Dio è un tempo liberato, Lui mi libera da tante catene, da tante oppressioni, da tante schiavitù. Mi fa sentire veramente che sono al centro del suo cuore, che Lui sta pensando a me, ma sta pensando anche ai miei fratelli. E quindi mi porta a mettere al centro l'umanità vera, la fraternità. Ecco, questo è quello che succede vivendo veramente il sabato. Però ecco, un'altra cosa da dire è questa, che il modo in cui viviamo il tempo nel giorno di sabato è in realtà il modello
a cui fare riferimento per vivere tutto il tempo che Dio ci dona. Cioè tutto il tempo deve essere con Dio al centro del mio cuore e di conseguenza con la fraternità al centro del mio cuore, che Lui mi fa scoprire. Ecco, allora, questo penso che sia una cosa stupenda, è un dono il sabato, non è un obbligo, è un dono. E un dono quasi come un sacramento che ha una collocazione precisa nel sabato, per noi la domenica, ma che in realtà vuole dare il modo per vivere tutti i giorni, tutta la settimana, tutti i mesi e tutti gli anni. Ecco, allora adesso facciamo la nostra preghiera proprio per invocare Gesù nel cuore e con la sua presenza ci aiuti a sentire che siamo al centro del suo cuore, insieme a tutti i nostri fratelli, in una vera fraternità. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore, misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per E col tuo spirito. intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.